pacchetto giovane, pacchetto individuale o pacchetto famiglia. Scegli comodità e risparmio con i pacchetti Banca Stato. Bentornati a Tip Top! Finalmente è arrivata la bella stagione, ideale per i picnic all'aperto. Ti è mai capitato di andare a fare un picnic? Sì, parecchie volte. Avrai un cestino per il picnic, no? Sì, a casa sì, certo. Un cestino di vimini, ben un fornito, chiaro. Quando vado ad un picnic, di solito il cestino del picnic lo metto nell'abitacolo in auto. È giusto o no? Fai bene, in quanto risulta più fresco, mentre nel baule rimane molto più caldo. Mi sembra che ne sai parecchio. Ti faccio qualche altra domanda. Andiamo? Andiamo. Sono qui con Alessio Barberis, titolare del garage Autotris a Lamone in Via Serta. Senti Alessio, da quanto tempo siete concessionari a Mazda? Noi siamo concessionari Mazda dal 1985. Abbiamo una lunga esperienza con questo glorioso e innovativo marchio. L'ultimo modello che uscirà a breve sarà la Mazda 3, la prima vettura con motorizzazione SkyActiv-X, trazione integrale, tecnologia ibrida e consumi molto molto contenuti. I vostri servizi, Alessio, però non finiscono qui, continuano anche nel post vendita, giusto? Certamente, il post vendita è molto importante per poter seguire il cliente anche dopo l'acquisto, per potergli offrire delle soluzioni in caso di problemi, manutenzione, che soddisfino il cliente appieno. Bene, grazie Alessio. Io ne approfitto per fare un controllo alla nostra Mazda e corro subito in cucina dallo chef. Eccoci qua. Mentre vi aspettavo, stavo preparando questa focaccia farcita col salame rapelli, ideale per i vostri picnic. Ed ora sceglierei gli ingredienti per la nostra ricetta. Prenderei un formaggio, poi la pasta, ed infine questo bel petto di pollo che mi hanno portato stamattina dalla macelleria. Bene, abbiamo tutto, manca solo lo chef. Raggiungiamolo in cucina. Ciao Michele, benvenuto a Tip Top nello showroom di Veneta Cucine di Manno. Ciao Vale, piacere di incontrarti. Siamo qui con Michele Ferracini, lo chef del ristorante Il Caseificio del Gottardo, un posto davvero strepitoso. Sì Vale, hai proprio ragione, è un posto dove si possono fare delle belle passeggiate e poi venire da noi a fare una buona cena o eventualmente anche un buon pranzo. Che cosa prepariamo oggi chef? Allora, un'insalata di pasta con verdura e del pollo. Ideale per un picnic. Esattamente. Abbiamo qui gli ingredienti: le penne rigate agnesi, il petto di pollo dell'associazione Mastri Macellai del nostro territorio e chiaramente anche uno dei vostri formaggi, il Gottardo. Sì, il Gottardo Grotta. Direi che siamo pronti per iniziare. Sì, Vale, iniziamo. Allora, se mi passi la pasta, che così la mettiamo a cucinare, sì, per 6 minuti a cottura doppia. Nel frattempo? Iniziamo a preparare il petto di pollo. Voilà. E iniziamo la cottura. Lo adagiamo nella padella. Lo copriamo per velocizzare la cottura e a questo punto possiamo già colare la pasta. La doppia cottura che ti stavo dicendo è particolare perché preserva gli amidi della pasta, per cui quando la si mette in frigo può rimanere più di un giorno. Ah. E non perde, diciamo, la sua qualità. Prendiamo il pollo e lo tagliamo. Ah, quindi proprio a pezzettini, no? Sì, a listarelle. Diciamo, dobbiamo rimanere alla grandezza della verdura. Voilà, e ci siamo. Il prossimo passo è tostare le verdure. Gli mettiamo dell'olio. L'olio amabile San Giuliano, ideale proprio per la cottura delle verdure. Le melanzane. Allora, qui le verdure ci siamo quasi. E l'ultimo aggiungiamo i pomodorini. Ora la verdura la mettiamo dentro assieme alla pasta per poi metterla nel frigo. E poi ci vuole il formaggio. Certo Vale, prendiamo il nostro formaggio Grotta. Voilà. Possiamo iniziare a mettere tutto insieme. Ok. Facciamo un bel filo. Visto che bel colore, eh? Bellissimo. Sembra veramente deliziosa.
così deliziosa che ne ruberei un po' per il mio picnic di domani. Volentieri, Vale. Grazie, chef. Di niente e buona passeggiata. Per questa insalata di pasta ho pensato all'abbinamento perfetto. Un rosé osé delle cantine Tamburini. L'ho scelto perché è un vino dal sapore fresco, perfetto per i nostri aperitivi e anche per i piatti freddi come questa pasta. Cin cin. Tip top. Bene Michele, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ci vediamo tra poco per Dolce Caffè. Ecco gli ingredienti della ricetta di oggi. Per rivedere tutte le puntate e altri consigli andate su www.tiptop.swiss. E ora il momento più dolce di Tip Top. Un caffè e il dessert. La pasticceria al Porto è già pronta per la Pasqua. Io non vedo l'ora di mangiare la loro colomba tradizionale. Noi ci vediamo la prossima settimana.